Ciao a tutti, video molto corto, vi volevo dire una cosa. Fare urbex da soli è pericoloso, ovviamente sì, molto più pericoloso rispetto ad andare in due, in tre o anche con più persone, però io ci vado sempre da solo, ma perché? Adesso vi faccio vedere. Uno. Due. Quattro, cinque, sei, sette e otto. Con questo non è che voglio fare il fighetto e dirvi: guarda qua, quanti corsi che hai fatto, quanto sei bravo, quanto qua. No, non voglio fare il fighetto, ci saranno persone, ragazzi, uomini, ma anche ragazze, donne, molto più brave di me. Però io faccio urbex da solo perché so cavarmela. E quando vado fare qualsiasi esplorazione urbana, porto sempre con me questo, vedete che qua ha una punta, lo posso usare per colpire in vari modi, può spaccare un vetro di una macchina. Questo può tagliare anche le cinghie, vedete qua c'è dentro una lama, una lametta, spacca i vetri, taglia cinghie e poi quando lo apro, eccolo qua, diventa un pugnale, vedete che punta che ha, un pugnale. Poi ha una lama seghettata, può anche tagliare, ovviamente ha un filo incredibile, ha una lama seghettata proprio per segare, magari qualcosa avanti e indietro, pugnale, taglio, trafiggo, taglio e questo lo uso non soltanto come arma da difesa, ma anche se mi dovessi trovare nei guai da solo, magari restando chiuso dentro, in uno sgabuzzino, in un locale mi si chiude la porta, riesco sempre con questo a, diciamo, a venirne fuori. Ecco, e ricordatevi però che fare urbex da soli è molto molto pericoloso, perché potete trovare persone all'interno di una struttura abbandonata, magari drogati o magari anche criminali che si nascondono, o abusivi, eccetera, eccetera, eccetera. Logicamente è pericoloso, se poi si va da soli, peggio ancora, i pericoli aumentano. Però io so difendere, mi so difendere, ho fatto questi corsi e in più ho fatto anche altri corsi di Kung Fu cinese,
oltre che a fare sparring, perché fare Kung Fu tradizionale in palestra con avversari collaborativi è un conto, mentre fare sparring si mette in pratica con avversari